Boys, prima di iniziare vi ricordo che se andate all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore e inserite il codice creatore Fortu, così come vedete a schermo e poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi farà avere una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuGamer che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite. Oggi ragazzoli, novità della season 6, come avete letto dal titolo, gli archi. In questo video decideremo tra tutti gli archi disponibili qual è il migliore, ma tra l'altro vi farò anche vedere come craftarli, cosa è necessario, dove si possono trovare più facilmente, cose di questo tipo. Prima di iniziare ragazzi vi chiedo solo di lasciare un piccolo like e soprattutto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. E ragazzi, ho letteralmente preparato un file per farvi capire come funzionano gli archi. Su questo canale solo qualità, signori. Quello che vedete in verde, l'arco non comune, è l'arco standard. Dall'arco standard ragazzi si possono craftare due tipi di arco, o quello meccanico oppure quello primitivo. Per craftare l'arco meccanico bisogna trovare un arco normale più 4 componenti meccaniche, mentre invece per l'arco primitivo ci vorrà sempre un arco e 4 ossa. Dall'arco meccanico e l'arco primitivo si possono ottenere altri due archi a testa: l'arco meccanico esplosivo, l'arco meccanico ad impulso. Abbiamo l'arco primitivo di fuoco e l'arco primitivo puzzolente. Per craftarli ragazzi avrete bisogno, per l'arco esplosivo, 6 granate. Invece per l'arco ad impulso basterà sempre un arco meccanico più 2 impulso. L'arco di fuoco invece si può craftare partendo da un arco primitivo e aggiungendo o una tanica di benzina, oppure si può anche aggiungere una lucciola, mi pare che ne basti una. Infine poi abbiamo l'arco puzzolente, si crea sempre con un arco primitivo aggiungendo però una rana, li si trovano di solito vicino ai corsi d'acqua, nel video ve la farò vedere. E questa qui ragazzi è la panoramica generale, vi assicuro ragazzi che è molto più semplice di quello che vi aspettate. Ok guys, allora siamo in questa zona della mappa che vedete qui in basso perché dobbiamo creare degli archi. Credo che l'abbiate capito dal video, insomma. Quelli che ho trovato, vabbè, quello che ho trovato per ora ovviamente è il tipo di arco più comune che ci sia, che è quello non comune appunto. Come vi avrò sicuramente spiegato nell'intro, perché ragazzi io le cose le spiego bene, perché o le spiego bene oppure non lo faccio e basta. Per creare gli archi potenziati noi avremo bisogno delle versioni non rare degli archi non comuni, quindi dovremo potenziarli. La prima tipologia di archi che vorrei fare sarebbe i due di tipo meccanico. Ora, dipendentemente da cosa troviamo, eventualmente decideremo come portare avanti i potenziamenti in questo game. Il mio obiettivo per ora è quello di fare quello esplosivo e poi quello con le granate ad impulso. Però magari se troviamo un primal bow già fatto e troviamo delle rane, in quel caso possiamo fare direttamente uno stink bow. Vediamo un attimo. Per ora, per il momento, la nostra priorità è ottenere solo componenti meccaniche, è proprio la cosa più urgente. Ma qui questo NPC Jules ce ne permette di avere 8 praticamente subito, di fare subito il nostro mechanical bow. E ce l'abbiamo, perfetto. Ora o troviamo dell'impulso o troviamo il prima possibile delle granate. Primal Bow. Perché se ho il Primal Bow in questa zona so già che fare. Qui vicino ci dovrebbero essere delle rane. Esatto, ce n'è una qui. Perfetto, scusate animalisti. Con questa rana potrei poter creare proprio la prima tipologia di arco, che è lo Stink Bow. Perfetto, e ce l'abbiamo. Il primo arco, lo Stink Bow, l'abbiamo fatto. Allora, per attivare l'effetto dell'abilità dobbiamo tenere premuto e tenere l'arco al massimo, sparare. Ok, è praticamente una Stink Bomb, una granata puzzolente, solo con un'area molto ristretta. Cioè raga, c'ha veramente poco spazio a dirla tutta. Mi aspettavo che facesse danno su un'area più ampia. Infatti credo che per farlo funzionare dobbiamo proprio ragazzi prendere o l'area dove si trova il nemico o proprio il nemico, ma a quel punto si tratterebbe di un danno ad arco normale. Ok, qua sotto c'è una chest, dai. Granate, non ci credo. Questa per esempio è una bella botta di fortuna. Creiamo anche il Mechanical Explosive Bow. Allora, io quindi tendo al massimo, si attiva l'effetto, sparo. Ah ok, sulla zona dove ho sparato si liberano diverse granate. Sinceramente me lo aspettavo meglio. Mi aspettavo che invece facesse l'effetto dei vecchi archi, se vi ricordate quelli delle vecchie season, dove quando colpiva per terra faceva proprio l'esplosione sul momento. Insomma, come se fosse un po' il vecchio arco OP. Non lo so, però questi due archi non li vedo così utili o forti. Va bene. Ho sentito però uno sparo. Ok, lo vedo. Ok, ora anche lui sa dove sono. 178? Bro, ti è andata molto male mi sa. Vediamo lo Stink Bombs. È sceso, eh. Il tizio l'ho distrutto. Gli ho dato credo un colpo di headshot. E poi gli ha fatto anche danno alla granata. Ah, no, sta qui. Questo c'ha l'altro arco, mi sa, raga. Vabbè, mi spiace, li ho distrutto. Sì, questo c'è gli altri archi, carino. E proviamoli. Allora, tanto lo Stink Bow abbiamo capito che non serve a nulla. Ah, ok, ha due Primal Flame Bow. Vabbè, proviamolo, ce l'abbiamo già costruito, tanto vale. Per ora, ragazzi, vi dico da subito che lo Stink Bow è piuttosto già fuori dalla classifica. Usare il Flame Bow proprio in acqua non è una grande idea, però finché gli faccio headshot, secondo me sì.
Dai, dovrei riuscire a non farlo curare a posto. Il Flame Bow, tra l'altro, ragazzi, si faceva proprio con una tannica di benzina e una versione Primal Bow. Io quindi direi che dopo possiamo anche evitare di farlo, tanto comunque lo stiamo provando. Miseria. Vabbè, GG. Allora, prima sta zona ci ha portato fortuna, speriamo lo faccia anche ora. Ah, ma c'è un tizio, mamma mia, no. Non ce volevo. No, 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 no. Uscita a pompa. Provo. Pure un mechanical bow già fatto. Io non ci credo. Ora non perdiamo tempo, ragazzi. Il nostro unico obiettivo sono l'impulso. Ti prego, per piacere. Non ci credo, signori. Ok, devo stare calmo. Craftiamo finalmente il mechanical shockwave bow. Così possiamo anche muoverci un po' più velocemente. Ragazzi, proviamolo come al solito. Tendiamo al massimo per attivare l'abilità. E ok, questo per esempio è OP. E credo che ci convenga raccogliere più frecce possibili di questo tipo, perché credo che le utilizzerò non poco. P90. Devo prenderlo, dai. Devo provare a colpirlo, raga. Andiamo, dai. Ok, finiti i materiali. Mamma mia, meno male che era scarso. Chi? Oh, sta un tizio. Ok, diciamo che questo arco mi sta letteralmente salvando. Ottimo, questo cercavo. Vabbè, rip guys, rip, GG. Ok ragazzi, quindi eccoci tornati nella schermata precedente con il podio. Cominciamo subito a decidere quale arco non farà parte del nostro podio. E credo che sia anche abbastanza palese. Mi spiace, caro Stinkbow, ma tu non farai assolutamente parte del podio. L'abbiamo visto ragazzi, fa un danno normale come un arco qualunque, e quando prova ad attivare il suo effetto raramente va a segno. Ci rimangono quindi l'arco di fuoco, l'arco esplosivo e l'arco di impulso. Quale tra i tre va peggio? In realtà ragazzi, quello esplosivo, senza fare giri di parole. Perché ragazzi, anche in questo caso, un po' come lo Stinkbow, bisogna sperare che tu riesca a colpire effettivamente il nemico e che poi tutte le granate che poi si vanno a sviluppare intorno lo colpiscano. Ci sta, è sicuramente meglio dello Stinkbow, ma a terza posizione. Poi ragazzi, questa è una scelta piuttosto difficile, arco di fuoco ed arco di impulso. Allora ragazzi, vi dirò, quel Flame Bow non mi spiace per nulla. È molto utile perché fa un botto di danno se colpisce, manda a fuoco la zona in cui si trova il nemico e soprattutto è capace anche di bruciare le strutture. Quindi io gli do la seconda posizione, a dirla tutta. Perché secondo me ragazzi, l'arco più forte è proprio quella di impulso. Infatti l'ho fatto anche un po' più grande. Che se mentre quello infuocato comunque è ottimo per i fight, in generale per dar molto fastidio ai nemici, quella di impulso ragazzi è forte, sia perché lo puoi utilizzare come arco normale come tutti, ma ragazzi il suo effetto che permette di lanciare i nemici dentro la safe in endgame, o il fatto che ti permette continuamente di scappare, folle ragazzi, con 30 frecce è come se avessi 30 impulso. E per questo credo che sia il più OP di tutti. Come avete visto, mi sono voluto impegnare un sacco, anche utilizzando il mio iPad per cercare di rendere interattivo questo video. Spero che anche questo vi sia piaciuto, quindi se è così lasciate un like. Prima di lasciarvi però vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video. Noi boys ci becchiamo alla prossima.